Ciao a tutti, in questo video vi presento come realizzare un calendario dell'avvento sulle emozioni. Per prima cosa procuratevi una immagine di un calendario dell'avvento da internet. Io ad esempio ho scelto questa qui col pupazzo di neve, poi modificatela inserendo alcuni piccoli dettagli come il titolo e dei suggerimenti, delle indicazioni. Io ho zoomato sulla destra quello che ho inserito così da potervelo far vedere. Questo è un calendario dell'avvento un po' speciale, è basato sulle emozioni. Il vostro compito bambini è quello di colorare ogni cuoricino con il colore dell'emozione che vi rispecchia in quel giorno. Arrivate fino in fondo per scoprire l'emozione principale del Natale. Siete pronti? Buon avvento! A destra poi ho messo una piccola leggenda: giallo allegria, blu tristezza, rosso rabbia, nero paura, verde calma, rosa amore, basandomi sull'albo illustrato i colori delle emozioni. Vi lascio il link qui sotto nei commenti se vi interessa, perché ho fatto una lettura di questo albo. Successivamente procuratevi dei cartoncini azzurri, blu, insomma sulle sfumature dell'azzurro e del blu. Con l'aiuto di una fustellatrice create dei fiocchi di neve. Attenzione, non fustellate dove volete, ma cercate di creare una cornice come vedete nell'immagine a destra, perché successivamente ci serviranno sia i fiocchi di neve che questi bigliettini così carini che abbiamo ottenuto. Fate colorare l'immagine dai bambini, ad esempio con l'utilizzo di pennarelli, ma potete far utilizzare il materiale che volete. Sostanzialmente io ho usato un foglio A3. Poi nell'immagine a destra vedete l'effetto che si ottiene facendo incollare ai bimbi i fiocchi di neve, ecco. E inoltre non si nota molto bene dalla foto, ma ho fatto mettere dai bimbi anche dei brillantini bianchi sul pupazzo. Vi assicuro che l'effetto è molto carino, dà proprio l'effetto della neve. Procuratevi delle buste da lettera, anche piccoline o le dimensioni che riuscite a procurarvi, poi recuperate del cartoncino bianco e fate dei cerchi. L'importante, ecco, è che questi cerchi ci stiano nelle buste. Questi cerchi serviranno per realizzare le emoticon dell'amore che farete colorare ai bimbi. Con il cartoncino che abbiamo tenuto da parte, con la bellissima cornice che abbiamo realizzato, creiamo un biglietto di auguri. Può essere un biglietto di auguri da parte dei bimbi, da parte vostra, o ecco, potete inserire quello che più vi piace. Io personalmente ho realizzato una poesia che diventerà un mio augurio personale alle famiglie. Se volete potete prendere spunto, ve la leggo. Quest'anno l'avvento è stato particolare, abbiamo avuto tanta paura di abbracciare, tuttavia come ogni anno è arrivato il Natale per ricordarci una cosa speciale. Sappiamo amare sia vicini che lontani, sia da piccini che da anziani. Tutte le emozioni ci appartengono, tutte ci sostengono, ma a Natale un'emozione prevale, è l'amore e non è banale, ci aiuta a sostenerci a vicenda, a fare in modo che nessuno si arrenda. Tanti auguri di buon Natale, che sia felice e ancora più speciale. Maestra Sne. Questo è l'effetto finale che si ottiene, ve lo sto mostrando, e vedete in fondo c'è questa busta che si aprirà il 25 di dicembre, che vi ho lasciato aperta per mostrarvi il contenuto, ma che si può chiudere con una decorazione tipo ad alberello e della colla a caldo. Dunque, se l'apriamo, dentro troveremo l'emoticon dell'amore colorata dei bimbi e il biglietto che vi ho mostrato precedentemente. Vi ricordo di iscrivervi al canale Maestra Sne, vi ricordo anche che è totalmente gratuito, visto che alcuni di voi me lo hanno chiesto, e lasciate un like sotto al video. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!